Per l'accoglienza che mi avete comunque riservata. Non ci conosciamo, ci siamo piano piano conosciuti, abbiamo avuto anche qualche piccolo confronto dialettico con alcuni. Io sono molto contenta, sono onorata di aver assunto la titolarità di questa sede di segreteria, l'ho già detto in altre occasioni, lo ribadisco oggi. Sono davvero orgogliosa di servire questo ente, spero di farlo, spero di aver cominciato a offrire la mia professionalità, spero di crescere in questo comune e spero che voi mi aiuterete in questo. E sono assolutamente soddisfatta dei rapporti che si sono instaurati con tutti quanti voi, quindi nel ringraziarvi di questo ribadisco la mia disponibilità a lavorare con voi e il mio essere qui a servizio di tutti, in primo luogo chiaramente degli organi politici come mi compete per funzioni e poi di supporto per quanto mi sarà possibile davvero tutti quanti voi. Quindi vi ringrazio, vi auguro tanti auguri di Buon Natale con affetto e buon lavoro a tutti. Grazie. Vabbè, due parole, non c'è da dire molto, però qualcosina vorrei dire a tutti, perché chiaramente i tempi sono quelli che sono difficili, sono complessi, ma soprattutto voi sapete tutti che il comune di San Giovanni Teatino è un comune importante, è un comune grande, è un comune con delle complessità notevoli. Io questa cosa l'ho detto l'altro giorno alla conferenza di sindaci a Francavilla, nell'ambito al quale ho ribadito la complessità di un comune come il nostro, ma soprattutto il problema che sconta e che cioè a fronte di questa umanità bellissima che abbiamo con noi e che lavora per noi, purtroppo è un comune sottodimensionato, perché ce ne vorrebbero almeno altre due volte tanto di persone, di funzionari, di collaboratori e dipendenti che prestano servizio per questo comune. Purtroppo le norme, le leggi non ce lo consentono, oramai per assumere bisogna aspettare che vanno in pensione più persone, il patto di stabilità è quello che è, le finanze del comune sono alla ristrettezza per via dei problemi che conosciamo tutti, quindi questo che significa? Significa che ognuno di voi purtroppo probabilmente quotidianamente deve sopportare un carico di lavoro che è molto più alto e più grande di quello che normalmente un comune dipendente di una struttura pubblica deve sopportare. Quindi noi cosa dire? Rispetto a questa condizione che viviamo tutti e che tutti voi conoscete, sapete quanto ognuno di voi è importante perché questo comune, questa azienda vada avanti per prestare servizio ai cittadini, perché poi noi sappiamo che ognuno di voi non fa altro che dare servizi al cittadino, siete qui dentro per questo e noi diamo delle risposte alla gente. Il comune si chiama comune perché è una comunità che si mette ovviamente con le sue esigenze a richiedere e noi ci mettiamo a disposizione per dare servizi. Quindi evidentemente voi questa cosa lo percepite, sapete quanto è importante l'operato di ognuno, noi non possiamo fare altro che ringraziarvi per quello che è il vostro contributo che voi date quotidianamente, per quello che fate, e speriamo che l'anno prossimo insieme possiamo riuscire a superare tanti di quei problemi che quotidianamente si pongono. Noi abbiamo cercato in questi primi sei mesi di creare anche una riorganizzazione che si deve ancora completare per ottimizzare ogni settore, ogni gruppo di lavoro, ogni situazione di ogni ufficio che ha le sue carenze, che però probabilmente cercheremo di limitare il massimo possibile. Cercheremo di mettervi a disposizione tutti gli strumenti, cerchiamo di esservi vicino per quanto possibile, vi chiediamo un aiuto per far sì che questo comune possa continuare ad andare avanti, assicurare quei servizi di eccellenza che abbiamo sempre prestato ai nostri cittadini. Quindi nel dire questo io vi posso ringraziare per la collaborazione che quotidianamente date,
Abbiamo qui con noi una segretaria comunale nuova che da quando è arrivata ha dato un grande contributo per far sì che tante problematiche potessero essere risolte e quotidianamente si mette a disposizione anche per fare del lavoro in quella parte in cui si è carenti, quindi abbiamo, come dire, arricchito la nostra struttura di persone di fiducia che ci stanno a fianco per venire incontro anche alle vostre esigenze. Mi fermo qui, poi Luciano chiuderà, io vi ringrazio tutti, speriamo di continuare sulla falsariga di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e di migliorarci anche per il futuro. Quindi colgo l'occasione per fare gli auguri a voi e alle vostre famiglie di un buon Natale e di un felice anno. Grazie a tutti. I discorsi seri l'hanno fatti loro, io adesso vi facciamo una nota di colore. Ci avete tutti i fazzoletti, Scottex per le lacrime, per ridere. Allora, ci siamo visti ad agosto, dopo le lezioni, chiaramente ho avuto già da allora il piacere di rincontrarvi e rinnovare di nuovo nei vostri confronti la stima e l'amicizia per quello che fate per mandare avanti San Giovanni Teatino, perché comunque siete voi quelli che mandano avanti questo comune. Io sono il sindaco pro tempore e sono convinto che chiunque altro avesse ricoperto questa carica avrebbe dovuto fare sicuramente, avrebbe avuto bisogno di voi in tutti i sensi. Quindi è evidente che il cittadino che sta da quella parte fa molto affidamento a quello che voi siete in grado di fare, alle esperienze, alle capacità. È una macchina che funziona. E ci avvaliamo anche la collaborazione dei lavoratori socialmente utili, al quale va sempre e comunque il mio ringraziamento. Il primo pensiero della mattina quando mi sveglio è la speranza che anche loro tornino a essere dei padri di famiglia felici, che possano avere l'opportunità di poter garantire un futuro ai loro figli. Oggi contribuiscono a mandare assieme a noi avanti questa macchina, ma ripeto, il merito è vostro. E a Natale mangiamo il panettone, quindi per usare un termine calcistico abbiamo mangiato il panettone, adesso ci rivedremo alla colomba, quindi al campionato di ritorno. È un anno difficile, io non so se riesco a rappresentare ogni volta che cerco di parlare con voi quali sono le difficoltà che ci stanno purtroppo contraddistinguendo tutti questi 5 anni trascorsi e quelli che saranno. Anni di difficoltà, difficoltà perché purtroppo lo Stato non sostiene più i comuni, anzi ai comuni virtuosi come il nostro preleva coattivamente anche somme importanti con le quali noi garantivamo i servizi, parte della copertura dei servizi e anche degli stipendi che paghiamo puntualmente a tutti quelli che lavorano per i cittadini di San Giovanni Teatino. La mia speranza qual è? È che intanto il governo restituisca ai comuni l'IMU dei centri commerciali, che per noi sono una somma importante, sono 800.000 euro e passa, che sono quelle che oggi purtroppo non ci permettono di sorridere, e quindi ogni giorno siamo chiamati a ragionamenti per i quali dobbiamo capire come cercare di mandare avanti quel servizio piuttosto che quell'altro, o andare a discutere con i genitori e fargli capire che forse parte delle tariffe vanno adeguate a quello che è il sistema. E sai, quando si mette la mano in tasca alla gente non è facile che la gente capisca per quale motivo noi gliela mettiamo la mano in tasca. Vorremmo che tutti quanti potessero usufruire dei servizi e non pagarli. Non è così, il cittadino non contribuisce, elude parte dei pagamenti delle imposte comunali ed è chiaro che queste mancate entrate generano poi delle situazioni di disequilibrio nei bilanci. Questo a voi ve lo devo dire perché al cittadino gli entra difficile. Quindi sapere che il 27 c'è lo stipendio accreditato, beh, questo è un grande lusso che noi abbiamo. Io ogni mattina ringrazio sempre, come si dice, a faccia terra, perché è un privilegio. E questo ci deve far capire anche le esigenze del cittadino, cercare di fargli capire anche al cittadino che forse è meglio contribuire, perché questo contributo, oltre a garantire il vostro stipendio, garantisce anche che questi servizi vadano avanti. È un ragionamento tecnico che c'entra poco con Natale, però purtroppo i Natali stanno diventando sempre più grigi perché le difficoltà nelle famiglie ci sono. Io penso che nessuno di voi fa la stessa vita che faceva 6 anni fa, 7 anni fa. Le ristrettezze ci sono, i figli sono cresciuti e molti cominciano ad avere qualche appannamento, e poi significa tristezza, significa preoccupazione. Cerchiamo di sorridere un po' più assieme e cerchiamo di farlo anche all'esterno, perché voi siete lo specchio dell'amministrazione, indipendente che va fuori per il paese, va in divisa, va in uniforme, va perché ha finito a lavorare e deve cercare di rappresentare al meglio l'ente per cui lavora e dare al cittadino questa impressione
che tutto funziona e tutto può funzionare, però dobbiamo giocare di squadra. Io non credo di essere il miglior allenatore che c'è sul territorio, che c'è in questa nazione, però devo dire che in 5 anni, grazie alla mia squadra, che è comunque una squadra di ragazzi, di giovani che hanno dimostrato di voler bene alla collettività di San Giovanni di Tatino, hanno portato nuove esperienze e vecchie professionalità. Credo che il quadro adesso, o meglio, la formazione è completa, con la nuova segretaria, che è comunque una persona molto giovane, dinamica, ma ha voglia di crescere, ma ha anche voglia di confrontarsi con voi e con le professionalità che abbiamo all'interno. Secondo me possiamo fare un buon lavoro, cioè quello di garantire che il Comune di San Giovanni Tatino vada avanti per il prossimo anno e per i prossimi anni a venire. Però ci dobbiamo tenere stretti e dobbiamo unire le schiene, perché se la schiena è protetta è possibile che non diventiamo vulnerabili dietro le spalle. E dobbiamo affrontare i problemi davanti, quindi quando ci avete un problema parlatene con la segretaria comunale, parlatene col vostro dirigente, parlatene con l'amministrazione comunale, piuttosto che parlarne male all'esterno. Non è una bella cosa, credo. Su questo io ci ho fondato 40 anni di servizio, quasi 36 anni di servizio in un ente pubblico, anche se non tutti fanno il proprio dovere, però poi alla fine l'immagine deve essere data correttamente. Quindi il bilancio di quest'anno è un bilancio positivo, vi ringrazio a tutti, vi auguro veramente un sereno Natale. Mangiate poco, perché poi dopo, se no vi appesantite, e qualcuno che può correre non può correre. Anche un felice anno, il 2017, di gioie e soddisfazioni a tutti, nessuna esclusa, e vogliamoci bene.